La riforma Nordio 1 è legge e adesso bisognerà applicarla. È giusto dibattere, è giusto confrontarsi, poi c'è un Parlamento che decide e per fortuna una magistratura che le applica bene le leggi. Se ognuno fa il suo dovere non c'è bisogno di conflittualità. Io sono convinto che procedendo secondo Costituzione questo è un paese che ritroverà una riappacificazione fra politica e magistratura, soltanto e solo nell'interesse del cittadino. Cioè, chi l'ha chiamato un colpo di spugna per i colletti bianchi? Beh, è un provvedimento, l'abolizione di una norma incriminatrice che secondo il nostro ordinamento consentirà di revocare tutte le condanne già passate in giudicato. Ovviamente i condannati per abuso d'ufficio da domani, anzi da oggi, potranno chiedere la revoca della loro condanna. Quindi è una norma che ha funzionato poco, ma ha funzionato ed è una norma che oggi si trova ad essere abrogata con effetti non solo per l'avvenire ma anche per quello che è già stato. Un piccolo colpo di spugna che riguarda i colletti bianchi pubblici ufficiali. Ma cosa rispondete alle critiche? Alle critiche no, io mi auguro sinceramente che le nostre critiche si riveleranno infondate, temo che ciò non sarà, ormai è legge dello Stato e come ha detto il Vice Ministro sarà applicata con noi con rigore e con la professionalità consueta, quindi io spero sinceramente che le mie critiche, le critiche che ha fatto l'associazione non saranno fondate, perché ciò spero per i cittadini, ma temo che questo non sarà, è un vuoto di tutela per chi subirà da oggi in poi una prevaricazione nei suoi diritti da parte di un pubblico ufficiale. Qualcuno dovrà spiegare perché tutti i sindaci, indipendentemente dalle appartenenze, premevano per l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Un reato che paralizzava la pubblica amministrazione, la paura dell'atto lecito, che danneggiava i cittadini che hanno diritto a una pubblica amministrazione che funziona, che metteva sindaci e soprattutto funzionari in difficoltà nella decisione. Noi abbiamo rimosso tutto questo, il 94% di archiviazioni, assoluzioni e proscioglimenti credo che sia un numero che faccia ben capire perché un reato che più non aveva nessun motivo, anzi era un reato dannoso, è stato giustamente abolito. E per quel 6% invece di reati di colpevoli? Beh, guardi, di colpevoli, di reati che giungevano in qualche modo a segno, ma credo che il 6% non sia un numero che possa giustificare il 94% con anni e anni di soggetti ancorati a procedimenti penali e poi prosciolti. Passo di lato per la politica, passo indietro per i pubblici funzionari, blocco della fluidità della pubblica amministrazione. Ce n'è abbastanza per dire che abbiamo fatto bene ad abrogarlo, sto reato.